Tutto campo. Una bomba, così finisce questa partita. Tutto campo. Sono un po' emozionata perché penso che da quando gioco qui in Comense, il primo era lo scudetto giovanile, questo però è quello più importante e il più, diciamo, gratificante, perché dopo 8 anni che gioco in Comense è la prima grande soddisfazione che riesco a prendermi. È il 9 maggio 1991, la Comense vince il 5° scudetto della storia, il primo dell'era Ballavio, capitana dal primo all'ultimo giorno della sua carriera. Le immagini al Palasport Pianella di Cantù riportano agli inizi dell'epopea nerostellata, alla prima stagione del decennio d'oro di Como. Di feste per lo scudetto ce ne saranno tante altre, il successo rischia di diventare un'abitudine, ma il vero salto di qualità arriva nel 1994, 3 anni dopo il primo titolo italiano di Viviana. Como è la prima in Europa, vince a Poznan la finale di Coppa dei Campioni. Un successo di tutti, un trionfo personale per Vivi, forse la gioia più grande per il presidente che con una felice intuizione le aveva subito assegnato i gradi di capitana. Non l'ho mai vista così contenta, forse. È forse una delle giorni più belle della mia vita, sono commosso. Dedico questa coppa alla nostra città di Como, alla nostra Comense. Siamo campioni d'Europa, siamo campioni d'Europa. Non sembra vero? Non si può dire, basta. La Comense sale sul trono d'Europa anche l'anno dopo, si gioca in casa, ancora al Pianella, Vivi e al suo posto in panchina c'è sempre l'allenatore che più incide nella carriera di Ballavio, Aldo Corno, anche lui protagonista del decennio d'oro della Pool Comense. C'avevamo tutta la pressione addosso, sia del pubblico di casa che un po' della pallacanestro italiana, perché i maschi hanno fallito brutalmente e noi rimanevamo un po' gli ultimi a dover tenere alto l'onore. Può mettere il sigillo oggi lei, ha un'affermazione fondamentale. Siamo a +2. Con la maglia della nazionale italiana Vivi gioca 140 partite, il ricordo più bello sono i campionati europei di Brno, conclusi sul podio e con la medaglia d'argento al collo. Ma il momento più significativo è la partecipazione alle Olimpiadi di Atlanta. Vivi vive un'esperienza unica, alla sfilata come portabandiera dell'Italia, in campo come protagonista di sfide che entrano nella storia. Al ritorno in Italia la musica non cambia, gli anni successivi sono ancora scudettati dal 96 al 99. Poi altri 2 anni sempre al vertice ma senza vittorie. Vivi però non ci sta a chiudere senza la stella del 10° scudetto. Il presidente la convince a giocare, un anno, poi un altro ancora. L'ultima stagione della sua carriera è segnata da un grave infortunio, Vivi pensa al ritiro, ma pochi giorni dopo l'operazione al ginocchio esprime il suo desiderio. Sicuramente mi piacerebbe finire quest'anno magari in panchina ad incitare le mie compagne in una ipotetica finale scudetto. Questo è, diciamo, l'obiettivo che mi prefiggo adesso, poi dopo vedremo più avanti come saranno le cose, come si metterà la situazione. Ti prego. E il sogno si avvera, il 13 maggio 2002. La Comense sta vincendo 2-1 nella serie contro Schio. Mancano pochi secondi alla fine delle finali scudetto e Vivi, un po' stupita, è sulla sedia dei cambi. Pronta Ballavio, il sogno di Viviana, giocare gli ultimi 60 secondi sta diventando realtà per vincere l'ennesimo suo scudetto. L'abbraccio a Viviana di Stefano D'Averio, che ha seguito i suoi primi allenamenti. È arrivato anche il presidente Penestri, bellissima questa scena, è arrivato anche il presidente Penestri, lo sportivo, stretta di mano di Corno a Fabio Fossati, la sportivissima stretta di mano di Corno a Fabio Fossati, bello anche questo gesto in campo Ballavio.
in campo Ballabio, fuori Cirone, in lacrime Mariangela, l'abbraccio con Fossati che l'aveva voluta a tutti i costi, piange Vasciadri in panchina con Chess Melvin, Tremichitte in lunetta, pronto anche il presidente Pennestri che scaramanticamente non aveva voluto assistere a questa gara. Eccolo qua lo striscione, campioni e scudetto numero 14 per la gloriosa società di Viale dei Partigiani, per il grande presidente Pennestri che non si è mai tirato indietro anche nei momenti difficili, quando sembrava francamente che fosse la fine di un ciclo, ha voluto voglia di continuare. Ballabio, Zara, siamo qui anche noi a bordo campo a raccontarvi questi ultimi secondi. Ballabio da tre, Viviana, Ballabio, esplode Fossati, il suo primo scudetto, il 14° per la Comense. Mac Williams non va, il rimbalzo di Tremichitte, Ballabio, Zara, non va, 4, 3, 2, 1, campione d'Italia per 14 volte. Il decimo tricolore conquistato nel maggio di quest'anno convince Vivi a dire stop dopo 20 anni di fedeltà alla stessa maglia. Da qualche mese ha lasciato la divisa da gioco per indossare abiti meno comodi e diventare il team manager della società ginnastica Comense. E anche da dirigente non vuole smettere di fare due cose, divertirsi e vincere.